Buon pomeriggio a tutti. Io volevo introdurre questo incontro raccontando di un dialogo che ho avuto qualche tempo fa con un noto imprenditore milanese di un'azienda che si occupa di collanti e vernici, una bella azienda medio grande. Mi diceva: io ho grandi progetti di crescita, potrei crescere molto, però per poter crescere ho bisogno di risorse finanziarie e dovrei andare in borsa, ma se vado in borsa alla prima assemblea si alza sicuramente su qualche azionista che mi dice 30% investito in ricerca, di costi di ricerca e sviluppo ogni anno, abbassiamo. Oppure che mi dice: perché mantenere qui la produzione? Bisogna delocalizzare nei posti dove la manodopera non costa quasi nulla. Dice: sì, però io la competitività della mia azienda sta proprio nel 30% ogni anno investito in ricerca e sviluppo e nelle persone, nei tecnici altamente qualificati, ed è stato un lavoro di anni che ho qui. Certo, vado anche all'estero, ma non per chiudere qui. Per cui, se volessi speculare, andrei in borsa. Ma se andassi in borsa e seguissi i consigli degli azionisti, di azionisti come questi che ci sono in ogni assemblea, l'azienda poco tempo dopo morirebbe, non sarebbe più quella che è oggi. Visto che invece io non voglio né arricchirmi smisuratamente, perché quello che ho mi basta, né voglio vedere la mia azienda morire, e la voglio, anzi voglio continuare a farlo, non vado in borsa, cresco più lentamente, però l'azienda almeno è sana. Secondo me questo dialogo dice un po' vari temi, tocca vari temi di quello che vogliamo affrontare oggi con i nostri ospiti. Più che ospiti li definirei i nostri amici, e ve li presento in ordine alfabetico. Massimo Caputi, amministratore delegato di Sviluppo Italia S.p.A. Michele Perini, che è presidente di Fiera Milano, presidente di Asso Lombarda, oltre che essere titolare di una bella azienda di mobili da ufficio. Andrea Ariello, che dopo essere stato tanti anni presidente di UCIM, ora è presidente di Federmacchine, che è la federazione che unisce i produttori di macchine utensili nei diversi settori, quindi la federazione di Confindustria. Ed Emilio Zanetti, che è il presidente delle Banche Popolari Unite, Banca Popolare di Bergamo e Banche Popolari Unite. E abbiamo chiesto a loro di reagire su questo tema, facendo le loro riflessioni e conoscendoli anche, credo, le loro provocazioni, perché sono tutte persone che non sono identificabili nei cliché normali dei loro rispettivi ruoli. Sono persone che amano dire quello che pensano e, quando gli altri non li ostacolano, anche a fare quello che pensano. Quindi io comincerei da Michele Perini, al quale, appunto, visto anche il suo ruolo sia di imprenditore che di presidente della fiera, che tra poco tempo sarà la fiera più grande d'Europa, e di Asso Lombarda, quindi la più grande associazione territoriale di Confindustria, quindi anche un osservatorio
particolare di introdurre questo tema. Buon pomeriggio, innanzitutto grazie dell'invito e su questo tema affascinante, questa riflessione che rientra in un dibattito che mi pare in questi giorni sia stato ricco di spunti nuovi, ma soprattutto potremmo dire con un denominatore importante che trovo nella parola dialogo. Qui ho trovato un clima di dialogo e sarebbe utile che il Paese imparasse a dialogare di più. Si chiedeva Adriano Olivetti, può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi fini semplicemente nell'indice dei profitti o non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una trama ideale, una destinazione, una vocazione anche nella vita della fabbrica? Ed Einaudi scriveva, ma se dovessimo cercare di capire perché gli imprenditori fanno questo mestiere, non riusciremmo a capirlo, perché in effetti se uno va a guardare lo sforzo, il lavoro, l'impegno, l'entusiasmo, è certamente non è il risultato che viene perché da questo ne traggono un profitto economico. Sono due riflessioni che pongono il tema della imprenditoria, quella che io chiamo silenziosa, quella che parla poco e lavora tanto. Il Paese ha bisogno di riprendere un po' questo tipo di cammino, perché soprattutto molte imprese di dimensioni maggiori hanno abdicato al ruolo dell'impresa nel mercato, hanno preferito l'impresa che vive di rendita, e vivere di rendita vuol dire vivere di frequenze, di canoni, di tutte quelle cose che i cittadini sono costretti a comprare e a pagare, non a prendere una valigia e andare in giro per il mondo e cercare di vendere i propri prodotti, che ben altro compito è. Allora, davanti a questo, io credo che noi dobbiamo fare una riflessione dicendo che una parte, evidentemente non tutta, della grande impresa italiana ha trovato nelle privatizzazioni e che erano necessarie e che dovrebbero essere ancora più spinte, la risorsa economica per avere un mercato protetto. E io dico che quindi il mercato si divide tra chi vive di mercato protetto e chi vive di mercato libero. E certamente vivere di mercato libero è più difficile. Ma con questo non vuol dire che non si può e non si debba lottare per vivere in un mercato libero. Tant'è vero che molte imprese familiari italiane, e viva Dio, io sono uno dei sostenitori dell'impresa familiare, perché nel momento in cui il Paese ha avuto più difficoltà è stata l'impresa familiare che ha sostenuto lo sviluppo di questo Paese. E lo ha sostenuto con l'impegno delle persone, certo con delle difficoltà, con della confusione, con chi non ha ancora capito la divisione tra capitale e lavoro, quindi la divisione tra quello che è l'impresa e quello che è la famiglia, ed è quello per cui le associazioni industriali si sforzano per insegnare agli imprenditori di tenere ben distinti i ruoli. Ma io credo che l'impresa familiare abbia giocato un ruolo importante, perché proprio questa è stata quella che ha accettato la logica dell'investimento e non del ritorno immediato. Tant'è vero che la provocazione che ci è stata data da Vignali, di questo imprenditore che dice «ma se io vado in borsa mi chiedono di fare tante cose», è una cosa che io sto provando sulla mia esperienza di presidente di Fiera Milano, dove, a differenza della mia azienda, nel fare le acquisizioni, nel fare le comunicazioni, nel fare tutto quello che deve essere fatto per una importante fiera come Fiera di Milano, dobbiamo stare molto attenti a come parliamo, perché da una parte la borsa, dall'altra la Consob, dall'altro gli investitori internazionali sono lì con 44 fari puntati a capire se quella trimestrale è migliore di quella della trimestrale precedente, non guardando invece quella che è la politica di sviluppo di un sistema importante come quello di Fiera Milano, che ha nell'obiettivo, come tutti l'avete visto e esposto anche in qui,
un polo esterno di 1,5 milioni di metri quadrati, e con quindi la necessità di essere un supporto forte per l'industria italiana e per il sistema fieristico che l'industria italiana ha bisogno. Allora, quando uno comunica i dati eccellenti, in questo caso che abbiamo avuto, non deve dire una parola di più, perché altrimenti il titolo scende, oppure la preoccupazione, allora, ma è vera questa borsa? O non è diventato più simile a un gioco che si può fare in qualche casinò? Ecco, io credo che quello che in economia io non condivido è questa continua necessità sul breve che viene dalla cultura americana, dei fondi americani. Gli amministratori devono presentare delle trimestrali eccellenti. Fare dei piani a medio diventa molto difficile se sono aziende quotate, perché vuol dire che tutto sommato le risposte devono essere risposte che premiano la liquidità e quindi il dividendo che va e che deve essere dato giustamente agli azionisti, non guardando la politica di sviluppo. O almeno questo non è un discorso che si può fare di tutte le erbe un fascio, ma in molti casi è stato così. E quindi c'è una paura, diciamo, una volontà di non magari crescere, che sarebbe invece necessario, perché gli imprenditori vogliono a volte poter continuare a prendere decisioni che ritengono importanti per lo sviluppo della propria impresa e non per la remunerazione della propria tasca. Ecco, io non andrei oltre dicendo che questo è un messaggio che l'impresa italiana ha continuato a fare grazie al fatto che soprattutto gli imprenditori delle imprese familiari hanno preferito magari non dividere, investire, sacrificando anche qualcosa per se stessi e magari dando una possibilità superiore all'azienda di crescere. Grazie Michele Perini anche per la franchezza solita con cui dice le cose. Credo che abbia detto delle cose vere, perché partono da un'osservazione della realtà, appunto, e non dai luoghi comuni o dai manuali spesso delle nostre aziende oppure certe parole d'ordine dei giornali. In particolare sottolineo una cosa, ma poi magari la riprendiamo, quando, citando Einaudi in apertura, richiamava lo scopo per cui si fanno le cose, perché quello che decide dell'azione e dei comportamenti è lo scopo che si ha. Passiamo a Massimo Caputi, che dopo aver lavorato tanti anni in impresa è andato ad amministrare Sviluppo Italia, quindi si trova in un ruolo di chi? Di un ente di proprietà dello Stato, ha come compito invece quello proprio di sviluppare l'impresa, l'imprenditoria. Quindi sentiamo il suo punto di vista. Ma io prenderei la frase dell'amico Vignali per dire sviluppare l'impresa. Allora, il primo problema è trovare l'impresa da sviluppare, perché quello che abbiamo trovato quando siamo arrivati insieme a uno staff di miei collaboratori a Sviluppo Italia circa 2 anni fa, non era un'impresa da sviluppare, ma il tentativo continuo, tipico del sistema italiano, e purtroppo devo dire ancora più tipico del sistema meridionale, di tentare di utilizzare le risorse dello Stato in modo assolutamente improprio, cioè non per sviluppare imprese, ma per minimizzare i rischi dell'imprenditore e, diciamo, non sempre oserei dire a fine di impresa. Quindi si è dovuto fare un capovolgimento culturale che è stato, oserei dire, un bagno di sangue complicatissimo, oltretutto andando a interrompere la dinamica del sistema politico, che molto spesso ritiene di poter inserire una pressione negli investimenti delle agenzie di sviluppo sia a livello nazionale che regionale. Allora, la difficoltà è trovare l'impresa da sviluppare.
il nostro tessuto imprenditoriale è un tessuto, oserei dire, anomalo anche nel panorama europeo. Qualcuno si arrabbierà sentendo dire che secondo me la grande impresa come la pensavamo 30 anni fa in Italia non esiste. Oggi la forza del paese non può essere neanche nelle piccole imprese, perché sono troppo polverizzate, troppo piccole per poter affrontare le sfide globali o comunque in tempi brevi poter reagire alla dinamica della concorrenza, quindi è da puntare sulle medie imprese. Siamo riusciti in questi mesi, e li applicheremo diciamo da settembre, anzi oserei dire da luglio scorso, a generare strumenti per il supporto delle medie imprese su tutto il territorio nazionale. Però ci sono da fare alcune considerazioni. La fine degli anni 90, molti di voi lo ricorderanno, è stato un periodo ricco, le borse tiravano, le aziende facevano utili, ma devo dire che se andiamo a analizzare il numero delle imprese che ha destinato parte di quegli utili a investimenti in ricerca e sviluppo, sono davvero poche. Gli utili si sono tutti incassati, concettualmente ritenendo che il sistema di crescita di permanenza positivo potesse durare all'infinito. Qualcuno di voi avrà investito in borsa 99, 2000, 2001, a un certo punto è crollato tutto, i bilanci hanno cominciato ad avere segni meno invece che segni più, e quindi dobbiamo prendere atto che noi nella seconda metà degli anni 90 non abbiamo assolutamente investito come impresa privata nel sapere. Abbiamo sempre rinviato questo problema. Lo Stato ha circa 800 centri di spesa per la ricerca. 800 centri di spesa. Ci sono quindi 800 soggetti nazionali, regionali, locali, istituti, lo stesso CNR diviso in N e in decine, che si occupano in teoria di supportare la ricerca. Non è possibile. Non funziona così, non funziona. Ho tenuto fino a luglio un corso in un'università sullo sviluppo dell'impresa e ho dovuto parlare degli incentivi. Devo dire che pur considerandomi un discreto conoscitore del sistema degli incentivi, quando sono andato a preparare le lezioni sono rimasto sconvolto, perché il sistema degli incentivi nel nostro paese è talmente confuso, talmente caotico, perché rappresenta solo sistemi di micropotere e non di effettivo beneficio per l'impresa, che è quasi incomprensibile. A un certo punto ho concluso ai ragazzi di questo corso dicendo: ma sai che c'è di nuovo? Bisognerebbe fare un corso di laurea per capire il sistema degli incentivi. E quindi va messa fine alla confusione. L'impresa deve avere chiarezza. Oltretutto oggi c'è internet. Noi per esempio adottiamo per delle procedure di finanziamento su delle aree che hanno una norma speciale una procedura tutta su internet. Tutta su internet. Leviamo il micropotere, valutiamo il programma. Poi c'è un problema banche. Io siedo nel consiglio di amministrazione di una banca, qui abbiamo il presidente di una banca, ce lo potrà confermare. La banca, quando valuta l'affidamento di un suo cliente per un investimento, valuta bene l'acquisto del capannone, così l'acquisto di impianti, poco o zero gli investimenti in ricerca, perché non sono un bene tangibile su cui mettere immediatamente una garanzia. E questo è un problema. Io me ne accorgo quando siamo nel comitato esecutivo e dobbiamo deliberare un sostegno degli affidamenti a delle imprese su dei piani investimenti, vedo sempre che gli uffici sulla voce ricerca fanno una congrua riduzione. Noi abbiamo un altro effetto che ci deve spingere, stimolare a ricorrere all'industria del sapere, che c'è stato effetto positivo della lira. Qui ci sono imprenditori che esportano. Cos'è successo nel 92, 93, 94, 95, 96, ma anche prima? C'era un problema, si svalutava un po' la lira e si esportava. Oggi con l'euro questo non lo possiamo fare più. Poi l'euro ci protegge da altre cose, dai tassi sui tassi di interesse, quindi non è che dobbiamo maledire l'euro, un discorso molto complicato, ma comunque sicuramente non possiamo svegliarci più una mattina e svalutare del 5% la lira per rendere più competitive i nostri prodotti anche in mancanza di innovazione e ricerca.
E voglio ritornare su un concetto, che tirava fuori Michele Perini, quello delle privatizzazioni. Le privatizzazioni degli anni 90 sono state tese fondamentalmente al settore dei servizi, settori regolamentati, settori con protezione di concorrenza internazionale, e non c'è stato il potenziamento, non sono serviti a potenziare l'industria. Le stesse industrie italiane vendute negli anni 90, parlo dell'Ansaldo Breda, della SME, sono state di fatto smembrate. Quindi non c'è stato un potenziamento e quindi non è continuata un'attività di ricerca. Noi per esempio partecipiamo a un'industria italiana che era tecnicamente fallita, era in legge Prodi, la Piaggio Aeronautics. La Piaggio Aeronautics adesso è un'industria recuperata, ha un prodotto che è quell'aereo col baffo, un turbo elica che si chiama P-180, 2 mesi fa ne abbiamo venduti 28 negli Stati Uniti, un prodotto che è progettato da un genio secondo me. Quindi la dimostrazione che noi prodotti riusciamo a farli se riusciamo a poi rimanere e diventare competitivi. Quindi il problema delle privatizzazioni, e siccome è all'orizzonte nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, come leggiamo tutti i giornali, una nuova ondata di privatizzazioni, bisognerà capire poi le risorse dove vanno, se solo a tappare l'inefficienza della spesa pubblica o magari i buchi della sanità, o vengono anche indirizzate verso le imprese in modo più equilibrato e senza mille rivoli. Però alla fine io vorrei fare anche una notazione alla fine di questo mio primo intervento, che è quella sull'imprenditore. Qui poi siamo in un luogo dove l'uomo ha un suo valore e ha un suo senso più che in altri luoghi. E al centro di tutto, comunque, ci deve essere l'imprenditore. Singolo, associato, famiglia, gruppo, cooperativa, chiamiamolo come vogliamo. Se mancano gli imprenditori, se viene meno la fiducia nella produzione del paese, nell'investire in sapere del paese, è chiaro che non si va da nessuna parte. E lo dimostriamo in alcuni settori. Basta pensare alla crisi gravissima che attanaglia il turismo in Italia. Abbiamo perseguito la politica delle seconde case, la politica dei posti letto a tutti i costi, alberghi da tutte le parti, non abbiamo investito in sistema, non abbiamo investito in sviluppo, siamo diventati nel 2000 terzi, nel 2006 secondo solo 24 ore diventeremo quinti o sesti per incamichi del turismo. Ma qui l'imprenditore riassume sempre più un ruolo fondamentale, cioè alla fine c'è sempre l'uomo. Grazie. Grazie Massimo Caputi, che ci ha dato più di un aspetto su cui riflettere. Una prima considerazione dopo questi due primi interventi: forse se quando si fanno i dibattiti sia sui giornali che in TV che nelle sedi associative sull'economia, se ci fossero più persone che ragionano così, forse andrebbe meglio non soltanto l'economia ma anche il paese. La parola al cavaliere Emilio Zanetti. Da questo punto di vista anche l'ingegner Caputi ha sollevato il problema delle banche, che non è evidentemente un attore di secondo piano nel sistema. Bene. No, io chiederei, innanzitutto vorrei ringraziare per l'invito che mi è stato rivolto, ma chiederei di lasciarmi dire qualche cosa prima di dare la risposta anche all'ingegner Caputi sull'attività delle banche, sul tema centrale di questo meeting, sulla frase di San Bernardo che è stata scelta come tema generale del meeting: il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. Io un anno fa sono venuto per la prima volta a questo meeting e ho riportato una sensazione di eccezionale sorpresa. Ne avevo sentito parlare e avevo letto parecchio anche i giornali su un avvenimento di questo tipo, ma mai avrei immaginato di trovare tante migliaia di persone di diverse estrazioni sociali, di diversa cultura, di diversa formazione, di diversa età, che venivano qui per sentire e per dibattere e per sentire esperti su problemi di economia, di politica, di teologia, di scienza.
tante persone che usano le loro vacanze anche per rendersi utile per l'organizzazione di una manifestazione come questa. E ritornando a casa con le persone con le quali avevo condiviso questa esperienza, mi sono chiesto la ragione di questa manifestazione che a mio avviso è unica, non credo, non solo in Italia ma forse anche in Europa. La risposta che mi sono dato è che il popolo del meeting crede nei valori e li condivide. Allora, il tema di quest'anno, il nostro progresso, consiste sostanzialmente nel tendere continuamente alla meta. A me piace moltissimo il titolo di questa 25esima edizione, ma così come mi era piaciuto molto il tema dello scorso anno, c'è un uomo che vuole la vita e desidera giorni felici. La risposta dei relatori, ma credo di tutto il popolo del meeting, è stata una sostanziale sì, tutti desideriamo giorni felici. Quest'anno è come se quel desiderio espresso lo scorso anno trovasse un'indicazione di metodo per realizzarsi. Per raggiungere una meta bisogna abbandonare ogni presunzione, bisogna non presumere di essere arrivati, quindi abbandonare ogni presunzione. L'uomo presuntuoso negli affetti come negli affari difficilmente avrà giorni felici. Per raggiungere la meta ci vuole umiltà, e questo è un discorso che ha molto a che fare anche con il tema che ci è stato indicato. Ma qual è la meta? Rispondere è fondamentale, e prima di venire qui io mi sono chiesto qual è la meta. La meta siamo noi stessi, la meta sono giorni felici. Non è un ideale lontano, talmente grande di apparire inarrivabile. In un certo senso non è neppure Dio la meta. Scopo del nostro cammino non è di diventare come Dio. Chi afferma questo è presuntuoso e prima o poi, più prima che poi, si sentirà arrivato, atteggiandosi a Padre Eterno nei confronti degli altri. Voi sarete come Dio e la tentazione del serpente ad Adamo ed Eva, ma il fondamentalismo è presente in ognuna delle attività umane, non solo nella politica e nella religione. E fondamentalista è, in qualunque campo, proprio colui che si sente arrivato. La meta non è voler essere come Dio, quanto piuttosto stare di fronte a Dio, proprio il contrario dell'atteggiamento appena descritto. Perché il rapporto con il mistero toglie all'uomo la presunzione e l'arroganza. Il senso di dipendenza che ne deriva rende la vita più umile, sia più umana in senso carnale, interessata a tutte le realtà, migliore sul lavoro, nei rapporti con i figli, nella capacità di perseguire il bene. Bisogna tendere continuamente alla meta. Il problema è chi ci dà l'impeto, l'energia per farlo e chi ci sosterrà nel cammino, perché per la nostra natura ci porta facilmente a cadere nella presunzione di essere arrivati. Capita a tutti, in tutti i campi, di porre un freno al progresso proprio pensando di essere arrivati. Capita pure di frequente nel mondo economico e finanziario, dove non mancano avventurieri e illusionisti che di tanto in tanto annunciano di aver trovato la formula magica del successo perenne. Una presunzione che si è accompagnata negli ultimi anni a cocenti disillusioni, a veri e propri crack di cui hanno fatto le spese anche persone semplici. Basterebbe ricordare i miti della borsa, della new economy. Anche l'economia, come la natura, non ama fare i salti. Ho ritenuto di accennare a questa, al tema generale, perché mi pare si colleghi molto al tema specifico di questa tavola rotonda, speculare oggi, guadagnare domani. Mi ero preparato alcuni appunti, ma data la ristrettezza del tempo, io voglio parlarvi invece dell'esperienza che noi come gruppo bancario abbiamo fatto.
Allora, io sono presidente, ero presidente della Banca Popolare di Bergamo dal 1985, dal 1 luglio del 2003 abbiamo dato vita attraverso un processo di fusione con il gruppo Commercio Industria a Banche Popolari Unite, abbiamo dato vita al settimo gruppo bancario italiano. Il nostro gruppo ha 1.200 sportelli, 15.000 di dipendenti, 150.000 tra soci e azionisti. Credo di dover sottolineare che il modello delle banche popolari è un modello virtuoso. Non abbiamo dato vita ad una banca a carattere nazionale, abbiamo dato vita a una banca pluriregionale, nel senso che ha mantenuto le caratteristiche insite nelle banche che sono andate a comporre questo gruppo, le caratteristiche di una particolare vicinanza verso le piccole e medie imprese. C'è stato l'accenno dell'ingegner Caputi all'attività delle banche, io non discuto che magari l'atteggiamento di alcune banche sia quello al quale ha accennato l'ingegner Caputi. Per quanto riguarda la nostra esperienza, vi posso dire che noi abbiamo sempre valutato la capacità imprenditoriale delle persone, degli individui, anche perché nelle zone operative dove la nostra banca è sorta e si è sviluppata vi è un radicamento notevole di queste capacità imprenditoriali. In una delle ultime nostre assemblee è venuto un grosso imprenditore che ha dato vita ad una multinazionale, il quale ha voluto ricordare che il primo sostegno dato a sua madre era quello per acquistare un telaio, appunto fornito dalla Banca Popolare di Bergamo, e da quel telaio poi il gruppo si è sviluppato in diversi campi di attività, oggi è diventato un gruppo veramente di rilevanza mondiale. Allora noi, dicevo, abbiamo dato vita a questo gruppo creditizio che è un gruppo pluriregionale, per esempio in Lombardia siamo il terzo gruppo dopo Banca Intesa e subito a ridosso dell'Istituto San Paolo di Torino, con oltre 500 sportelli radicati in Lombardia, per cui una forte presenza nelle regioni di insediamento. E questo ci consente di conoscere meglio, direi più a fondo, gli imprenditori, il tessuto imprenditoriale italiano che è formato soprattutto di piccole e medie aziende, e il nostro proposito, il nostro compito è quello di aiutare a far crescere queste piccole e medie aziende. Io dico sempre che il nostro gruppo si è sviluppato e potenziato in osmosi con la crescita che ha determinato nell'ambito delle economie servite. Ma allora perché abbiamo fatto tutto questo? Non certo per ambizione di giungere a delle dimensioni fine a se stesse. Noi eravamo una banca, la Banca Popolare di Bergamo, che aveva un ottimo ROE, un rapporto costi-ricavi tra i migliori del sistema bancario. A un certo punto abbiamo voluto aggregare altre banche che non avevano questi parametri, che avevano dei parametri molto, molto peggiori sostanzialmente. Per cui abbiamo rinunciato a un obiettivo a breve scadenza, che era quello di mantenere questi risultati, ma in funzione del conseguimento di risultati a più lungo termine, che sono quelli del mantenimento dell'indipendenza e della realizzazione nel tempo di economie di scala, di sinergie che ci consentono appunto di poter ottenere quei risultati che dal nostro piano industriale dovrebbero essere realizzati. Questa è un po' la nostra esperienza, il nostro atteggiamento, che appunto è stato quello, per rapportarci al tema, di non speculare oggi ma di pensare di guadagnare domani. L'obiettivo che noi ci siamo proposti è quello invece anche di mantenere l'indipendenza, perché nell'ambito delle banche popolari, in 10 anni a questa parte, le banche popolari sono passate da 105 a 35.
per cui una larghissima misura di banche popolari hanno perso l'indipendenza, qualcuna si è trasformata in società per azioni, ma molte hanno perso l'indipendenza perché sono entrate a far parte di altri gruppi creditizi. Noi abbiamo ritenuto invece di dar vita a questo gruppo che ha, mi piace dirlo, cuore e radici nella provincia di Bergamo, che si estende e che è molto presente, come dicevo prima, in Lombardia, che è molto presente nella regione Marche, in parte in Romagna, in Campania, nell'Italia meridionale. Ecco, noi abbiamo pensato veramente a tutto questo per conseguire nel tempo quegli obiettivi che senz'altro potremo conseguire, ma rinunciando a quelli che potevano essere degli obiettivi di breve termine, di breve scadenza. Io credo che questo sia veramente fondamentale. Magari contrasta con quanto le scuole di management americane insegnano, perché ritengono sia opportuno suggerire, stimolare i manager nel conseguire sempre un ROE crescente, fitto di misurazione in tempi molto, molto brevi. Anche lì io credo che se da un lato l'autorità amministrativa per, nell'ambito della tutela del risparmio richieda queste rilevazioni in tempi così ristretti, però io credo che se queste devono diventare la misura, l'indicatore della misura dell'efficienza, questa è un'interpretazione sbagliata perché porta molto di più alla tattica che non alle scelte strategiche. Ecco, io credo di dovermi fermare qui, semmai riprenderò l'argomento poi. Grazie. Grazie al Cavalier Zanetti anche per le parole di grande stima e affetto che ci ha dedicato all'inizio. E anche, e questo noi ne abbiamo parlato anche lo scorso anno, anche per la difesa del modello a proprietà diffusa delle banche popolari, perché anche qui fuori dagli schemi in cui ci devono essere solo grandi banche, probabilmente in Italia c'è bisogno di tutto, proprio per il nostro sistema di imprese. Qui abbiamo bisogno di banche locali, di banche regionali, di banche nazionali, e avremo forse bisogno anche di una banca che competa a livello internazionale. Però la funzione che hanno anche queste banche sono per noi una risorsa. Visto che i nostri relatori sono stati bravi, forse riusciamo a fare anche un secondo giro, come spero. Se anche Andrea Ariello... Grazie, grazie Presidente. Io provo a stare un po' più distante al microfono perché avevamo problemi qui a sentire, non so, in platea. Ringrazio il Presidente di avermi invitato per il quarto anno consecutivo a parlare a questo meeting e devo dire che mentre la prima volta c'era venuta veramente per curiosità, dalla seconda ad oggi sento sempre più la responsabilità di venire qui e cercare di dare, io penso, un contributo nel mio piccolo, affrontando di volta in volta il tema che è stato proposto, a quelli che sono poi i comportamenti quotidiani che ognuno di noi è portato a svolgere quando il meeting è finito e soprattutto dopo le vacanze si ritorna ognuno al proprio mestiere. Devo dire che quest'anno il titolo lo trovo molto impegnativo. Impegnativo perché è semplice e qualche volta si confonde la semplicità con la banalità. È semplice visto dal punto di vista del popolo del mito. A me è venuto in mente lo slogan, la famosa battuta: moglie un uovo oggi, una gallina domani. Se si parte credendo in alcuni valori fondamentali che legano non solo il mondo del lavoro, ma che legano la persona alla vita di tutti i giorni, va da sé che darsi una risposta, dare una risposta a questa domanda è facilissimo. È meglio non speculare nel breve termine e guadagnare molto di più domani, perché ognuno di noi
chi ha un'attività in proprio, chi lavora per qualcun altro, se crede nei valori di riferimento che sono la base della nostra società, che sono sostanzialmente la famiglia, affronta il proprio lavoro quotidianamente, un lavoro che è faticoso, un anno il titolo era essere felici lavorando, non era altrettanto facile, non può che ragionare come ragiona con i propri figli nel lungo periodo e quindi scegliere in base a quello che sarà o pensa che sarà, perché poi la certezza non l'ha nessuno di noi, il risultato massimo non oggi per i propri figli ma nel futuro. E allora, svolgendo questo discorso, io ho cercato di andare un attimo indietro in quello che è successo negli ultimi anni e mi sono accorto che effettivamente bisogna che qualcuno si rimetta a parlare di queste cose, perché veniamo da una fase economica durata ormai un ventennio in cui purtroppo è divenuto dominante il valore dello speculare rispetto al valore del guadagnare domani e quindi del lungo periodo. Sono stati ricordati gli anni 90 come gli anni del boom di borsa, dove comprare un'azione e rivenderla creava delle ricchezze improprie, perché la ricchezza non si crea dal cambiare due pezzi di carta ma si crea con la produzione vera. E siamo venuti dagli anni rampanti degli Abis e ci siamo dimenticati forse che è molto più importante non quello che si fa ma come lo si fa, e da questa affermazione ne consegue poi quella che è la visione del lavoro che io cerco di portare tutti i giorni all'interno della mia azienda e anche all'interno delle associazioni che ho guidato fino a poco tempo fa, delle associazioni che mi auguro guiderò ancora nel prossimo futuro, perché le associazioni di categoria, siano quelle aderenti a Confindustria o meno, hanno all'interno della loro missione anche questo, quello di far ragionare le persone su ciò che è meglio per il bene della loro azienda, del bene del settore e per il bene poi che si unisce della nazione tutta. Senza tralasciare una cosa che per me è fondamentale, nel guadagno di lungo periodo, quindi nella visione di lungo periodo, io penso che parlandone, Presidente, insistendo, si debba recuperare tutti quella che è l'etica della solidarietà, che non è beneficenza. Dobbiamo cercare di portare all'interno del nostro fare quotidiano una maggior correttezza, perché è la correttezza, a mio avviso, che nel lungo periodo paga, la coerenza e la costanza di comportamento tornano sempre in termini di grandissimi risultati e sono sempre premiati. Allora, faccio una domanda ai nostri amici che non gli avevo detto prima, gliela faccio adesso. Me l'ha fatta venire in mente un'osservazione di Michele Perini quando diceva che comunque la maggioranza, per fortuna, delle nostre imprese, dei piccoli imprenditori, quella maggioranza silenziosa, è fatta appunto di, è una platea di imprenditori che ragiona così. Cosa si può fare per aiutarli? Cioè, dite una politica industriale che servirebbe a questo paese per premiare chi investe nel lungo periodo. Michele. Io mi riallaccio alla battuta di Massimo Caputi che diceva: da una parte le grandi imprese non ci sono più, dall'altra quelle piccole sono troppo piccole, e qui il paese è un po' seduto un po' in tutto. Primo, perché per crescere servono due cose: la fame e i giovani. Questo paese non ha tanti giovani e non ha più fame, stanno quasi tutti bene. Allora è difficile avere degli stimoli. Allora gli stimoli devono venire da chi ha capacità anche di sognare,
che vuol dire vedere un pochino più in là. Noi abbiamo avuto per anni una politica, e non parlo quella della politica dei partiti, ma chi ha detto ai giovani che ad esempio che lavorare con le mani non è una cosa bella, devono essere tutti laureati, meglio essere laureati disoccupati che idraulici, e il paese ha bisogno di idraulici e non ci sono. Allora anche la valorizzazione del lavoro manuale è un fatto importante, però non se ne parla mai, è un tabù. E così diventa difficile avere manodopera specializzata, diventa difficile poter dire ai giovani che anche mestieri, tra virgolette, che umili non sono, sono anche questi mestieri di successo, diventa difficile, il compito più difficile di tutti, che è insegnare alla gente come fare alleanze. L'unico modo per crescere in questo paese è la capacità delle imprese di mettersi insieme. Allora cosa succede? Io lo dico sempre ai miei amici che quando mi vengono a parlare di private equity, e gli imprenditori non hanno la testa per capire, a mio giudizio, abbastanza prima. Quando vengono per essere aiutati, e qui guardo ancora Caputi, o è troppo tardi, quindi i disastri si sono fatti e quindi c'è una parte di risorsa economica che viene sprecata, evidentemente, oppure lo si fa quando c'è il trapasso generazionale. Io vedo pochissimi casi di lungimiranza imprenditoriale che sono in grado di mettersi insieme e creare delle alleanze forti anche verticali per settori. E questo è invece quello che si deve fare. Questa è la necessità, è la priorità del Paese. Perché allora io dico, e qui mi rivolgo al Presidente Zanetti che è un uomo molto attento di banche, serve meno private equity e più capitale, venture capital. Perché dico questo? Perché se nella mia impresa, che ha un equilibrio familiare molto preciso, un quarto, io ho due fratelli, che arriva nel capitale dell'azienda, non sempre è visto non bene perché non faccia bene, ma squilibria quelli che sono i patti parasociali all'interno dell'azienda. Se però mi dicono, e io ho una proposta che sto portando avanti, ma perché per non vendere sui mercati internazionali creiamo una new co nella quale tu ci metti il tuo capitale e insieme andiamo in giro a vendere per il mondo i prodotti italiani? Allora diventa più facile. Allora il secondo passo può essere quello del private equity, e quindi la fusione delle società in una società più grande. Perché il nostro problema è sì quello di avere una scarsa propensione alla ricerca, che poi se la si va a controllare sui dati economici vediamo che molte aziende le spesano per questioni fiscali e non li mettono in investimenti, evidentemente. Però il nostro problema è di aumentare la nostra capacità di presenza sui mercati esteri, tant'è vero che noi non abbiamo una grande distribuzione a capitali italiani. Come possiamo pensare che capitali stranieri come i francesi aiutano le aziende italiane a vendere i loro prodotti in Cina? Ma a me sembra una cosa impossibile, tant'è vero che non lo fanno. Io credo invece che sarebbe utile che società, nuove società con capitale misto fatto da imprese manifatturiere italiane, imprese di servizi, banche, entrassero in collaborazione o facessero nuove società, ad esempio nel mercato cinese, e ci sono imprenditori cinesi disponibili a lavorare per creare della distribuzione che abbia un connotato di italiano. Se andate nei Kempinski troverete prodotti tedeschi, se andate nella grande distribuzione francese non troverete né l'Ambrusco che sta qui, ma troverete il Bordeaux. E non possiamo pensare che gli stranieri abbiano voglia di aiutare questo paese. Grazie. Caputi. Ma diciamo che le provocazioni sono tante e il tempo è poco. Michele ha ripreso un
concetto che io trasformo nel dire che i paesi dove il colesterolo è alto purtroppo non hanno sviluppo. E questo è un problema vero. Questo è un problema vero. Ce ne accorgiamo anche in alcuni settori. Quando ho visto dei dati giorni fa che abbiamo un popolo di circa 400.000 badanti straniere in Italia, dobbiamo capire che gli italiani si rifiutano di fare certe attività. Per fortuna c'è un po' di sociale, ci sono un po' di imprese sociali che operano in questo settore, se no sarebbe un settore al 100% delegato al sistema straniero. Devo dire che sono rimasto impressionato dal numero, 400.000, un esercito. Tornerei sul concetto di aggregazione. Noi stiamo facendo un'esperienza molto interessante. Abbiamo trovato un'area del paese dove ci sono 52 imprese del settore della nautica da diporto, settore che fino a quest'anno ha tirato, che secondo me va verso una crisi. Stiamo spiegando da 8 mesi a queste imprese che è il caso che in modo omogeneo si aggreghino. La fatica è enorme, la fatica è enorme. Abbiamo anche una norma che agevola un certo tipo di aggregazione e di fusione, la fatica è enorme, non riusciamo. C'è proprio un individualismo errato questa volta, che tende purtroppo a spingere il piccolo a rimanere piccolo. Abbiamo vissuto 20 anni su un concetto piccolo e bello, è forse anche vero, perché uno poi a casa sua gestisce e tratta l'azienda come tratta il rapporto familiare, però oggi il mercato questo non lo consente. E ritorno un attimo proprio sul concetto della ricerca e dello sviluppo, che non può essere sulle spalle dell'impresa. Parliamo degli Stati Uniti, non perché siano un mito, ma perché in questo campo sicuramente fanno scuola. Lì la fonte principale di risultati della ricerca per l'industria privata è la ricerca militare. Facciamo un esempio banale che abbiamo ormai molti di noi, quelli che di noi in macchina hanno il navigatore, il GPS, ma quello da dove nasce? Quello strumento che è stato inventato per gli aerei, per lanciare le bombe e per atterrare, è stato trasferito alla ricerca civile, è stato trasferito alle imprese e oggi il GPS comincia a diventare uno strumento che con 1.000 euro installiamo sulle nostre macchine. Se un'impresa italiana avesse dovuto elaborare, inventare, studiare, sperimentare un GPS non l'avrebbe mai fatto. Quindi c'è un problema per aiutare l'impresa a crescere, di razionalizzazione del sistema, di carico di parte delle attività, in qualunque modo si voglia. Si parla di defiscalizzazione, si parla di contributi, si parla di tutto, ma di concentrazione e razionalizzazione e di carico di parte delle attività delle ricerche in capo al sistema pubblico. Ma attenzione, ritorniamo sul problema della dimensione dell'impresa. L'impresa italiana ha bisogno di fattori di aggregazione. I distretti industriali che molti di voi conoscono, che hanno rappresentato un must per il paese dal dopoguerra, oggi sono purtroppo tutti in gravissime difficoltà. Vogliamo parlare del distretto degli occhiali di Belluno o di quello dei divani di Altamura, giusto per andare da una parte all'altra dell'Italia? Hanno tutti problemi enormi, hanno tutti problemi enormi. E abbiamo un altro punto, non sono solo, c'è un altro rischio che va contrastato, non sono solo le imprese italiane che delocalizzano. Io sono il consiglio di un'impresa italiana, si occupa del tessile, produce in Lituania, produce a Smir in Turchia, ormai non produce più in Italia. Sono le imprese straniere che sono venute in Italia che non fanno più ampliamenti in Italia, e che erano di fatto loro comunque portatori di fattori di ricerca e sviluppo. Quindi tutto questo mondo va contrastato in uno stimolo. Io aggiungerei un'altra cosa agli elementi che ha citato Michele, la fiducia nel paese. Se noi non abbiamo fiducia nel nostro paese, perché dobbiamo investire nel nostro paese? Vi ricordate quando 30 anni fa c'era chi poteva portare i soldi all'estero perché pensava, non so, che arrivasse il comunismo, che gli rubassero i soldi? Di questo genere. Oggi siamo in un fattore psicologico del genere. Purtroppo molto spesso incontriamo, parliamo con gruppi di imprenditori, che non hanno più fiducia nel nostro paese. Infatti una delle azioni su cui ci stiamo muovendo è imperniata su un motto:
ridai fiducia al paese, investi Italia su Italia. Dobbiamo ridare fiducia al nostro paese perché ha dei fattori di competitività. Non è vero che è un paese non competitivo. Noi l'abbiamo visto con un nuovo strumento per l'attrazione di investimenti. Riusciamo a portare aziende. Certo, c'è scarsa conoscenza, è vero. Nessuno è andato a spiegare in giro per il mondo che abbiamo fatto una riforma fiscale, una riforma tributaria, una riforma del diritto societario, una riforma del lavoro. Può piacere o non piacere, ma è stata fatta. Quindi io dico che per tentare anche di ricreare un moto di ricerca, di sviluppo intorno alle imprese, uno degli elementi è quello anche di ridare fiducia al paese. E quindi in primis, prima di poter chiedere a un tedesco di investire in Italia o a un giapponese di investire in Italia, devo convincere un italiano che può e ci sono le condizioni per investire in Italia. Grazie. Allora, rapidamente, anche per rispondere così ad una provocazione del nostro moderatore, il quale ha fatto un accenno alla carenza di istituti di banche che operano in campo internazionale. Recentemente è apparsa una graduatoria e abbiamo visto purtroppo che rispetto a banche straniere le nostre maggiori banche non sono nelle prime posizioni. Però io credo che anche in questo senso qualcosa si potrebbe fare, anche perché le piccole e medie aziende che hanno bisogno poi di un sostegno per operare all'estero, magari si rivolgono alle loro banche tradizionali, che sono poi le nostre banche tradizionali, quelle che hanno un rapporto consolidato, una rete diffusa, un rapporto con le piccole e medie aziende che devono aiutare a crescere. Però in questo caso forse qualche ritocco alle normative esistenti può essere utile. Sono giacenti in Parlamento parecchie disegni di legge sulla riforma delle banche popolari, nessuno di questo è soddisfacente per la verità. Loro sanno che le banche popolari, che io dicevo prima, è un modello virtuoso in quanto non si possono creare dei gruppi di pressione, in quanto c'è un limite al possesso azionario che è lo 0,50%, in quanto nelle assemblee c'è il voto capitario indipendentemente dal numero delle azioni possedute, in quanto c'è la valorizzazione dell'elemento persona piuttosto che l'elemento capitale. Però questo può anche costituire una remora nel stipulare accordi internazionali con altre banche, che potrebbero essere il veicolo per aiutare le piccole e medie aziende per introdursi su mercati esteri e quindi dare loro il sostegno. Nel senso che il limite al possesso azionario dello 0,50% può essere benissimo elevato ad una certa percentuale, non snaturando la caratteristica fondamentale, ma mantenendolo nell'ambito del 3 o del 5% per consentire, per esempio, degli scambi azionari con istituti situati all'estero. E magari trovare una soluzione, che non è assolutamente facile, per quanto riguarda la garanzia di partecipazione ai consigli di amministrazione da parte di esponenti di banche con i quali si intendono stabilire questi rapporti. Ecco, io pongo solo il problema perché non è assolutamente facile, ma questo, il mantenimento di una normativa molto rigida, può costituire una remora allo sviluppo di queste banche, che sono poi le banche che danno il sostegno alle piccole e medie aziende, e quindi indirettamente ad ostacolare anche l'operatività all'estero da parte di queste piccole e medie aziende. Io se parlo mezz'ora. Allora, io penso che raccolgo soltanto due spunti. Michele Perini ha concretamente dato forma a quello che volevo esprimere, sul quale sono perfettamente d'accordo. Volevo raccontare un aneddoto su questo, cioè l'attenzione a che cosa si fa piuttosto che a come lo si fa, no? Le false aspettative. E sottolineo un aspetto che trovo molto importante.
un aspetto che nasce da un'esperienza. Noi qualche anno fa con un'associazione abbiamo deciso di organizzare ogni anno un'operazione che si chiama Fabbriche Aperte. Portiamo all'interno delle nostre aziende, che sono aziende di meccanica, che ormai è meccatronica se volete, ma sono sempre aziende meccaniche, dove c'è l'olio, dove c'è il grasso, dove ci sono anche tanti fili elettrici e tanti computer, però portiamo all'interno delle nostre aziende di studenti. Ma non portiamo gli studenti universitari, non portiamo gli studenti del liceo, abbiamo incominciato con gli studenti delle scuole medie. E assieme agli studenti delle scuole medie invitiamo anche i genitori. Perché l'orientamento si fa sul genitore, non si fa sul ragazzino che è alle medie. Sono i genitori che generano e che creano, nella maggior parte dei giovani, false aspettative. Per cui, inculcando loro il fatto che bisogna essere dei colletti bianchi e non dei colletti blu, quindi bisogna avere un diploma, bisogna avere una laurea, si risolveranno tutti i problemi della loro vita. E ci troviamo in queste situazioni stranissime, per cui una delle 400.000 badanti di cui diceva il GR Caputi guadagna mediamente di più di una segretaria diplomata con 15 anni di esperienza in una normale azienda italiana del nord, non pagando una lira di tassa, tra l'altro, la badante. Questo qualcuno dovrà porgli anche rimedio, prima o poi. Il problema del come si fanno le cose è un problema importante di cui parlare. Al Cavalier Zanetti, per quanto riguarda le banche, siamo in un periodo di amore come Confindustria. Il nostro presidente Montezemolo, noi ci andiamo e dobbiamo parlare bene delle banche. A me risulta sempre molto difficile, per le esperienze che ho fatto, il problema delle banche italiane oggi è che, se escono dai confini nazionali, devono competere con le altre banche e non sono abituate a competere come competiamo noi aziende tutti i giorni, e per quello tornano indietro invece che accelerare. Ci sono dei problemi normativi per le banche popolari. Io ho comprato un'azienda a Stoccarda nel 2001. Lo sportello più vicino di una banca italiana era Francoforte. Io ho fatto uno stabilimento in Cina, non c'era una banca italiana presente che avesse l'autorizzazione ad operare su quel mercato. Stiamo parlando del 2000. Oggi ce n'è una e mezza. Questi sono problemi importanti che, dialogando, si risolveranno, io mi auguro, e sono d'accordissimo con l'ingegner Caputi, e qua concludo, che dobbiamo recuperare, e penso che in questi ultimi anni l'abbiamo recuperato, quell'orgoglio di essere italiani che ci fa vergognare un pochettino meno, andando in giro per il mondo, di essere considerati quelli che cambiavano il Presidente del Consiglio ogni mese e mezzo. Indipendentemente a chi è, oggi ce n'abbiamo uno che dura da, cos'è, siamo arrivati a quasi al quarto anno, no? Quelli che erano capaci soltanto di fare la pasta asciutta, che avevano le automobili che si fermavano lungo i Gran Premi, oggi siamo un pochettino più orgogliosi di essere italiani. Dall'altra parte però bisogna che oggettivamente Sviluppo Italia è un importante strumento di politica industriale. Il problema in Italia è che non abbiamo la politica industriale, ma abbiamo uno strumento solo, ma non si capisce bene in quale direzione devo operare. Il problema fondamentale è che oggi bisogna che, francamente, ce lo diciamo, quando si parla di attrarre gli investimenti italiani e stranieri in Italia perché vengono a fare da noi le loro fabbriche, è stato un paradiso, ma noi ci confrontiamo con, non Cina, con i paesi dell'est, con la Polonia, con la Romania, dove il costo del lavoro è di 5 euro ora, contro i 15, 16, 17, 18 che abbiamo qua. Se mai Ford dovesse decidere, o General Motors, di fare uno stabilimento da Prato Verde in Europa, ho dei dubbi che verrebbe a piazzarlo in Italia, soprattutto dopo quello che succede a problema a livello sindacale, o è successo a Melfi. E quindi io non avrei molte illusioni sul fatto che l'Italia sarà in grado nel futuro di attrarre investimenti da Prato Verde, se non quegli investimenti ad alto contenuto tecnologico,
che riguardano ancora una volta il centro dell'impresa, mettono come fattore di competitività l'uomo piuttosto che i fattori costo del lavoro o altre cose. Quindi io penso di lasciare la parola al Presidente Vignali, ringraziandolo ancora e chiudendo sempre con una punta di ottimismo e augurandomi che si parli un po' di più dell'ottica di lungo periodo, tenendo conto che comunque è apprezzabile come anche il meeting abbia messo speculare oggi, guadagnare domani e non perdere domani, perché è fondamentale ricordare che in ogni caso quella che è l'attività di impresa deve essere un'attività che porta a una crescita e a un maggior guadagno per tutti e anche per gli azionisti. Io consentitemi di chiudere senza entrare nel merito delle questioni sollevate, anche perché di fatto questo incontro chiude, io credo, in modo anche molto interessante questo ciclo economico all'interno del meeting curato dalla Compagnia delle Opere, anche se domani avremo in realtà l'appuntamento finale economico, che è l'incontro con François Michelin, che abbiamo potuto apprezzare lo scorso anno e che è un esempio di quello che noi intendiamo un imprenditore cristiano. Qualche considerazione velocissima, riprendendo dagli spunti usciti da questo dibattito. Innanzitutto, lo scopo dell'impresa, e riprendiamo anche il dibattito di questi giorni, lo scopo dell'impresa non è innanzitutto il profitto personale. Quegli imprenditori che pensano al profitto personale normalmente l'impresa la distruggono. Abbiamo avuto diversi casi in Italia andati sui giornali che hanno prodotto anche disastri per piccoli azionisti, proprio perché si confonde lo scopo dell'impresa con il profitto. Il profitto è fondamentale perché senza profitto, come ricordava adesso Andrea, le imprese chiudono e quindi non è un grande guadagno. Ma non è la prima cosa. Ci sono imprenditori a questo tavolo e quelli che ricordava appunto prima Michele Perini, questa maggioranza silenziosa, che sono persone che sanno che fare impresa innanzitutto per una tensione ideale, questo anche contro il manicheismo di certi sindacalisti che pensano che l'impresa sia male. Un imprenditore che avvia un'attività lo fa per un tentativo positivo di costruzione, che è per creare benessere sicuramente per sé, sicuramente per la propria famiglia, ma anche per tutti, per quelli che ci lavorano e per il paese. E questo non è un aspetto secondario. Secondo aspetto, allora però su cosa investire? Sono stati citati alcuni aspetti di quello che chiamiamo che abbiamo chiamato anche in questo ciclo con una parola unica, che è capitale umano. Dai bambini, dai ragazzi delle medie che vanno a vedere l'impresa, perché il capitale umano lo si forma nel tempo, anche questo è un investimento di lungo periodo, non è un investimento che si può fare nel breve, che comincia dalla famiglia, poi riguarda la scuola, l'università, l'alta formazione, che è una cosa di cui il nostro paese manca. Vedevo prima, mentre stavano parlando i nostri ospiti, che Massimo Caputi aveva sotto un foglio di statistiche che sono desolanti, che riportavano un po' di dati sul capitale umano, ad esempio sulla percentuale di ricercatori rispetto alla popolazione tra l'Italia e gli altri paesi. Comunque, che regalo. Sì, ma ne ho anch'io, solo che dopo mi deprimo. Quindi l'orientamento, la formazione, l'innovazione, la ricerca, perché anche qui il primo capitale umano dell'impresa è l'imprenditore, perché come potete vedere, se andate a vedere quelle imprese, quella ventina di imprese che sono al centro dello stand della Compagnia delle Opere, che sono microimprese innovative, a parte il fatto che anche queste escono dal cliché che la piccola impresa non fa ricerca, ci sono piccole imprese basate sulla ricerca, là ci sono, quindi evidentemente qualche professore della Bocconi non vede bene, perché
nella realtà ci sono silenziose, ma ci sono, grazie a Dio. Perché innanzitutto l'io educato di un imprenditore che può rischiare, e gli strumenti come la finanza, come abbiamo visto anche in questi giorni, come ci ha testimoniato adesso il Cavalier Zanetti, non sono fine a se stessi. Troppo spesso in Italia il mondo, il sistema finanziario ha pensato di essere un fine e non più uno strumento. Il fine della finanza non è la finanza, ma è l'impresa, è che la produzione cresca, che l'impresa esista. E per fortuna negli anni 50 e 60 le banche del nostro paese hanno ragionato così, perché sennò noi non avremmo il benessere che abbiamo oggi se non avessimo avuto i tanti ragionieri bianchi, come dico sempre, direttori di filiale, che conoscendo l'imprenditore e l'impresa gli davano credito in tutti i sensi. Davano credito a lui e gli davano anche il credito. Penultimo flash. Quello che decide dei comportamenti e delle azioni, come ci ricordava adesso Andrea Riello, è lo scopo per cui si fanno. Per questo abbiamo posto questo tema nel meeting. La meta è un ideale, e un ideale è ciò che non si possiede, per cui speculare sull'ideale è impossibile. Si può speculare solo su ciò che si possiede. Qualcuno nel mondo finanziario, soprattutto in borsa, riesce a speculare anche su ciò che non possiede, ma sono delinquenti. Quindi è una meta, ma la meta chiede, appunto, proprio perché è lontana, chiede un impegno, chiede un lavoro, chiede un rischio. Ieri un amico mi diceva che l'ideogramma cinese, visto che anche Michele sta lavorando molto sulla Cina, che è la parola rischio, è fatta in realtà da altri due ideogrammi. Uno è la parola pericolo, l'altra è la parola opportunità. Il problema è che noi continuiamo sempre a guardare le cose come pericolo, anche perché i giornali aiutano in questo, e non come opportunità. Ad esempio, come ha dimostrato lui, la Cina è un'opportunità. Però è anche vero, ultima questione, che non solo per la dimensione delle nostre imprese, che sono piccole, ma proprio per tenere desto lo scopo per cui si fa impresa, cioè l'ideale, occorre che gli imprenditori siano insieme. È molto giusta l'idea di Michele Perini di portare le aziende insieme all'estero, è quello che cerchiamo di fare, ma è utile anche metterle insieme per fare innovazione, e si può anche metterle insieme per avere quegli strumenti finanziari che di solito sono riservati solo alla grande impresa. E questa è la logica, perché se c'è una compagnia tra imprenditori che aiuta l'imprenditore, appunto, a guardare a quello che fa, quindi allo scopo vero dell'impresa, che aiuta fino nel dettaglio sugli strumenti finanziari, sull'internazionalizzazione, sull'innovazione, se c'è questo si può anche sperare che ci possa essere un futuro. Da questo punto di vista, e chiudo, la Compagnia delle Opere è esattamente questo. Non siamo noi, non è sicuramente la Compagnia delle Opere che può risolvere i problemi dell'economia italiana. Sicuramente però pensiamo che questa amicizia operativa tra imprenditori possa essere un contributo per l'economia di questo paese. E per questo siamo grati di avere amici come quelli che abbiamo al tavolo oggi, come Michele Perini, Andrea Riello, Massimo Caputi e Cavalier Zanetti, che guardano con simpatia questa nostra amicizia e questa nostra storia, e anzi contribuiscono per il ruolo che hanno, e noi di questo li ringraziamo.